Ciao amici di Zuko! L'estate è letteralmente esplosa e probabilmente la maggior parte di voi se ne starà arenata in spiaggia, come è giusto che sia. Ma prima di questo cosa c'è stato? Settimane di ansia e stress per riuscire a trovare una maledetta meta che potesse andare bene non solo a voi, ma anche a tutti i vostri amici e gli amici dei vostri amici. Immaginando di tornare indietro nel tempo, noi di Scuola Zoo abbiamo preparato una lista di posti belli, ma terribilmente pericolosi da visitare. State alla larga da questi luoghi! Numero 1. Tunisia. La precarietà dell'economia continua a provocare tensioni sociali, scioperi e manifestazioni. Fenomeni di furti, borseggi e altri episodi di microcriminalità sono in tendenziale aumento, in particolare nelle zone periferiche e nei quartieri degradati dei principali centri urbani. Numero 2. Madagascar. Un'epidemia di peste bubbonica e polmonare è in corso nel paese dal 2017. Benché il governo locale abbia decretato la fine dell'epidemia, la situazione resta monitorata. Invece permane l'epidemia del morbillo, anche a rischio elevato. Pertanto è bene verificare lo stato delle proprie vaccinazioni prima di partire per un viaggio o una crociera nel Madagascar. Attenzione anche agli episodi di criminalità, specie nelle zone turistiche, essendo un paese piuttosto povero. Numero 3. Papua Nuova Guinea. È stato difficilissimo. A seguito del terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito la Papua Nuova Guinea, un allarme tsunami è in vigore. La Farnesina raccomanda di monitorare la situazione attraverso i media locali e di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali. I tassi di criminalità sono in crescita, in particolare nella capitale. Sono frequenti rapine a mano armata, sequestri, furti di auto ed effetti personali, in particolare in zone frequentate da stranieri. Numero 4. Sri Lanka. A seguito dei gravi attentati del 21 aprile a Colombo, Negombo e Batticaloa, sono in corso nel paese operazioni di polizia che hanno consentito di individuare ulteriori ordigni e di sventare nuovi attentati che non possono comunque essere esclusi. Alla luce della situazione generale, si sconsigliano i viaggi non essenziali nel paese. Numero 5. Guatemala. Nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità che hanno portato ad un miglioramento degli indici di sicurezza, nel paese è comunque ancora presente un alto tasso di violenza. Omicidi, rapine a mano armata e sequestri a fini di estorsione, in particolare in alcuni quartieri della capitale. Assalti armati a veicoli privati si sono verificati anche sulla strada denominata Ruta al Pacifico. Numero 6. Honduras. Il tasso di violenza e l'indice di criminalità nel paese rimane uno tra i più alti nel continente americano, con un numero annuo di omicidi molto elevato, causato soprattutto dall'ampia diffusione di armi nel paese. Un fattore determinante di tale insicurezza è anche la proliferazione, negli ultimi anni, delle bande criminali giovanili, denominate Maras, che agiscono nella capitale e nelle città più importanti. Numero 7. Bikini Bottom. Nonostante il cibo di ottima qualità e gli scorci panoramici senza eguali, questa deliziosa città situata sul fondo dell'Oceano Pacifico è frequentemente teatro di scontri, rivolte, lotte tra gang, inseguimenti in auto e maltrattamenti sul posto di lavoro che spesso sfociano nella violenza. E poi non si respira là sotto. Bene! Adesso che vi abbiamo salvato la vita, vorremmo almeno un bacino sulla guancia. E voi dove siete andati in vacanza? Avete avuto delle brutte esperienze? Fatecelo sapere qui sotto. Ciao, studentelli belli!